Nella Marina di Portisco, Boomerang Sardinia Sailing è un charter specializzato nell'organizzare vacanze in barca a vela. Angelo, allora quando nasce questa società? La prima flotta è stata acquisita nel 2003 con 10 imbarcazioni e poi da lì abbiamo iniziato, chiaramente progressivamente siamo arrivati sino ad oggi con avere 38 imbarcazioni tra proprietà e gestione. Sono tutte imbarcazioni dai 10 metri sino ai 18 metri, inclusi chiaramente anche dei catamarani. La richiesta è aumentata un po' sulla onda lunga del mercato caraibico che li ha richiesti tantissimo, infatti sono triplicato negli ultimi anni. Qual è la differenza tra andare in barca a vela, diciamo, tradizionale, il catamarano, sì, anche da un punto di vista, non so, di comodità? Sicuramente il catamarano è un po' come navigare su una villa galleggiante, quindi non dà chiaramente quelle performance e quelle emozioni, certo, che può chiaramente avere la barca tradizionale classica, così anche chiaramente l'utente, sono famigliole o persone comunque che vogliono stare tranquille, che non hanno proprio nessuna intenzione di attività sportiva, no, assolutamente di più no, sportiva, è proprio certo, ha una fruibilità notevolmente, certo, superiore a quella dello sloop, dove chiaramente si convive in spazi chiaramente molto esteti. Certamente la performance dell'imbarcazione a vela è tutt'altra cosa, ecco. Che tipo di clientela si rivolge a voi per organizzare, poi entreremo un po' nel, sì, dettaglio, questo tipo di vacanza? Per il 90% il mercato estero e soprattutto il nord Europa. La Germania chiaramente la fa da padrona, poi a seguire l'Inghilterra, la Francia, l'Austria, la Svizzera, i paesi comunque del nord. Il mercato russo si è affacciato, ma noi abbiamo riscontrato che negli ultimi anni il mercato americano finalmente ha fatto breccia e sta entrando con una certa importanza. Senti, in genere come, attraverso quali canali prenotano o comunque vi contattano, certo, per avere maggiori dettagli e poi magari per prenotare? Certo. Tutte le società di charter ormai lavorano su una piattaforma che controlla quasi tutto il mercato mondiale del charter. Però noi abbiamo una fortuna in più, che è quella appunto della fidelizzazione dei clienti che c'è stata negli anni, e questo ci sta dando grandissime soddisfazioni, dovuti anche a un lavoro molto molto impegnativo, molto duro sul servizio, sull'assistenza al cliente. Che cosa accade appunto in preparazione della barca che deve poi partire? Certo. Di media 36 barche che rientrano in livello di sera, sbarcano i clienti la mattina del sabato e noi dovremmo riconsegnargliele in perfetta efficienza entro le 18 del pomeriggio. Lo staff è molto grosso e molto importante, sono tutti ragazzi molto molto preparati, giovani, molto molto motivati, e questa è la cosa più importante. Poi siamo coadiuvati anche dal personale esterno, degli skipper che si prestano chiaramente a servire la loro professionalità per chi chiaramente non se la sente magari di affrontare una settimana impegnativa. Certo, perché chiaramente c'è la possibilità di scegliere di prendere, sì, la barca, sì, insomma, sì, di gestirla autonomamente, oppure magari che appunto si prestano perché non è così, no, facile, ecco. Bisogna essere capaci, insomma, sì, ecco, sì, non sì, è sì, una sì, cosa sì, che una si cosa improvvisa. Dove da qui si spostano in, certo, genere? Partiamo da questo presupposto che chiaramente la collocazione geografica del Marina di Portisco è veramente baciata dalla fortuna, perché c'è proprio una collocazione centrale nel nord-est della Sardegna, quindi la bocca della Costa Smeralda, equidistante tra la Corsica del Sud e il Golfo di Orosei, che sono le due aree più gettonate. La parte nord, quindi dalla Marina di Portisco verso l'arcipelago, verso la Corsica del Sud, Bonifacio, Porto Vecchio, eccetera, è la zona che all'80% è battuta, anche perché ci sono chiaramente un'infinità di porti a prodi che danno la possibilità al diportista di usufruire di porti attrezzati. Se uno ha la disponibilità di tempo e sceglie appunto di locare la barca o noleggiare la barca per 2 settimane, riesce anche a fare il giro della Sardegna. Durante la navigazione mi dicevi che voi fate un'assistenza a 360 gradi. Sì. In un raggio di 50-60 miglia interveniamo direttamente noi con i nostri mezzi e con le nostre strutture e con il nostro personale che è altamente qualificante. Le nostre barche sono tutte monitorate, noi sappiamo in qualsiasi momento dove sono. Spesso e volentieri si risolvono con una semplice telefonata. Chiaramente verso la Corsica o al sud nel Golfo di Orosei, dove ci sono già 70-80 miglia, allora noi abbiamo dei nostri partner che lavorano per noi, che collaborano, certo, con noi come con le altre società, e intervengono immediatamente. Certo. La garanzia è l'assistenza 24 ore su 24. Siamo sempre reperibili a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Bello dire che questo tipo di vacanza può essere fatta non solo a luglio, agosto, ma che c'è una stagionalità, insomma, importante. Certo. Peraltro adesso le nuove normative dei vari parchi, non solamente del Parco della Maddalena di Tavolare, la riserva, ma anche nel sud della Corsica, stanno pensando al numero chiuso. Quindi noi consigliamo assolutamente di godere queste aree nei propri periodi di spalla, cioè maggio, giugno, aprile e poi settembre e ottobre tranquillamente, perché abbiamo ancora 25 gradi. Siamo in un posto meraviglioso dove appunto si può andare in vacanza in questo modo da aprile a fine ottobre, quindi insomma spero che qualcuno di voi magari inizierà a curiosare sul sito e chissà, magari l'anno prossimo ci ritroveremo qui tutti quanti in vacanza.